Il treno continua a tossire. Dal finestrino mi appaiono quadri, una lunga galleria di paesaggi senza nome, senza volto. Il mio volto è copiato su questo finestrino, macchiato di polvere e pioggia, macchiato di lacrime che mi bruciano il viso, che mi scavano il viso come unghie che incidono l'anima. Io non ho più un'anima. Mi hanno mandato altrove. Per dimenticare, mi hanno detto. Per dimenticarmi, è la verità. Una donna che subisce violenza in un piccolo paese atteggiato ad una grande città non è più una cittadina. È una clandestina senza permesso di redenzione. È l'alterazione di un equilibrio sociale, un ingrediente indigesto che guasta il pranzo di Natale. Mi hanno imbarcata sul treno e io ho paura di questa umanità che mi circonda, che pare guardi me, solo me, anche se in realtà non mi cerca nessuno, più nessuno. Anche quella sera non aspettavo nessuno. Per chi a 20 anni si sogna di tutto, ma non si aspetta nessuno. Mancavano 100 metri da casa. Solo 100 metri dai miei peluche colorati e dalle mie lenzuola di stelle e lavanda. Solo 100 metri. Gli ultimi della mia vita. Eppure mi sono girata più volte con lo stesso senso di ogni sera, di ogni passo. Mi ha preso alle spalle, spuntando dal nulla. Non ho capito cosa stesse accadendo. Non lo capisco ancora. Mi ha scaraventata a terra nel vicolo. Un gatto randagio è fuggito. Avrei voluto attaccarmi alla sua coda e volare lontano, come in una favola. L'orco mi picchiava e io urlavo. Urlavo e agitavo le braccia come se nuotassi nel vento. Mi ha dato tanti, troppi pugni. Mi ha insultata. Mi ha strappato vestiti e dignità. Mi ha presa ed io, sconfitta, volevo solo morire. E sono morta. L'ho sentito ansimare. Ricordo la puzza del suo alito e i suoi capelli unti. Pregavo Dio di farmi morire in quell'istante, all'improvviso e senza salutare. Ha voluto che io morissi goccia a goccia. Ho sentito il suo sudore e il suo seme infangarmi la pelle. Eppure, lo schifo in quei casi è una circostanza secondaria. La pena per quell'uomo, condannato per sempre all'impotenza e all'inferno, fa il paio con la rabbia e la preghiera che qualcuno prima o poi lo possa ingoiare e vomitare nell'abbandino dei disperati. Ogni tanto mi vomito ancora addosso. Sono rimasta a terra per un'ora o forse per un secolo. Cadeva la pioggia battente ed è stato il mio disinfettante, quasi che Dio stesso piangesse e mi lenisse le ferite. Nonostante tutto, sentivo i miei sogni per intero. Ero lacerata e ferita. Avevo subito il delirio e il non senso dell'essere uomo. Mi avevano violata laddove si aspetta la primavera e le sue primule. Ma sentivo tutti i miei sogni aggrappati ancora a me, in un giro tondo intorno a me. Mi imploravano di non morire, perché loro non morissero con me. Il dopo di una donna offesa è un'interminabile lista di paure, di umiliazioni e di pomeriggi chiusi in bagno a piangere e invecchiare di vergogna. Il dopo di una donna offesa nella dolcezza irripetibile della sua intimità è una parte scomoda che non tutti sono disposti a recitare con me, ai confini di un copione che non vedrà mai la luce. Il dopo di una donna stuprata è prendere il treno per andare altrove. Un treno che percorre solo 100 metri per incontrare di nuovo la vita e ricominciare tutto da capo. Biglietto, signorina. Prego, buongiorno.